5 reti al Savini nel derby valevole per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia e il notaresco ad accedere ai 32esimi di finale, gara in programma il prossimo 3 novembre, grazie ad una prestazione super dell'attaccante della Guinea, Amil Gassama, autore di una tripletta. 3-2 il finale con gli ospiti che hanno provato fino all'ultimo istante a pareggiare i conti. I due tecnici operano diversi cambi, lasciando a riposo quasi i cosiddetti titolari in vista delle rispettive gare di campionato. Epifani manda in tribuna per esempio i vari Sciba, Speranza, Lovisio, Marcattili e Blando. Stessa sorte dall'altra parte tra gli altri per Alessandro, con D'Adderio che porta con sé in panca i vari Di Filippo, Monza e Agnello. Dopo neanche un minuto di gioco sulla punizione di Massetti è Gallo a sfiorare la marcatura con palla che termina comunque sul fondo. Sono i rossoblù a farsi preferire nei primi minuti e dal quarto d'ora è Gassama, con una girata volante, a sfiorare la rete sempre su spunto di Massetti dalla destra. Serve invece al minuto 25 un bell'intervento in chiusura di Di Feo su iniziativa in contropiede di Pampano. E il numero uno ospite si ripete sulla bordata di Frederick al 28esimo, che arriva a coronamento di una bella azione colale. Dal corner susseguente il match si sblocca e decisivo il tocco sotto porta di Gassama, che conferma tutte le sue doti di attaccante rapace. Ancor più evidenziata al 34esimo, quando sfugge in velocità al diretto marcatore e mette dentro con un tocco sotto sull'uscita di Di Feo. 2-0 per il notoresco e doppietta per l'attaccante guineiano. Prima del riposo comunque la Vastese accorcia le distanze con un bel colpo di testa di Martiniello al 41esimo sugli sviluppi di un calcio di punizione. Le immagini di Fabio Fedeli ci portano al secondo tempo, che si apre un attimo prima del quarto d'ora, al 13esimo per l'esattezza, con il calcio di punizione battuto da Capitan De Angelis per gli ospiti, che impegna Mariani. La risposta dei rossoblù al 18esimo è ispirata sempre dallo scatenato Gassama, che lancia il no entrato Bana, chiuso in angolo dalla difesa aragonese. Mister D'Adderio inserisce Di Filippo e D'Alonzi ed è quest'ultimo, con un'azione sulla destra, ad ispirare il pari ospite. Assist perfetto per l'accorrente Sansone, che a centro aria non sbaglia, 2-2. Ci mette poco più di un minuto il notaresco a tornare in vantaggio, con Gassama, ancora lui, che sfrutta al meglio un'indecisione della difesa e fulmina Di Feo, 3-2 e tripletta per l'attaccante di casa. Vastese che ci prova fino all'ultimo, al 43esimo Alonzi non trova lo specchio della porta. E questa è l'ultima emozione del match, che regala al notaresco il passaggio del turno in Coppa Italia. Ora l'attenzione torna al campionato. Notaresco e Vastese attesi al debutto casalingo. Al Savini per i rossoblù ci sarà il Trastevere. Ad Agnone per i biancorossi, che non hanno a disposizione l'Aragona per lavori al manto erboso, arriverà il Vasto Girardi.